alcune di queste vengono fatte in salvo. Noi abbiamo attivato il centro operativo e ci stiamo recando sul posto. Non è l'ospedale, è l'emergenza, l'ospedale che viene verso il polo, verso la strada, questo caso è verso la strada, con tutte le sue attrezzature. Lì sarà allestito tra qualche minuto un ospedale da campo per accogliere le vittime del naufragio, d'accordo? Quando si chiama il 118? Si chiama per questi motivi importanti, non per il dolore di pancia, dovete chiamare il vostro medico curante, pediatra. Comunque l'esercitazione è così,
verde. Ci sono due navi che si stanno scontrando. Anzi, sono già scontrate. Ora c'è un recupero da parte della mezzi, della capitaneria di porto, della guardia di finanza, della polizia di Stato, delle vite. E c'è quel rimorchiatore là giallo che vedete, il rimorchiatore sta arrivando da Messina perché, come diceva il ragazzo poco fa, c'è stato nello scontro i serbatoi di una nave hanno versato in acqua materiale e sostanze chimiche quindi inquinanti e loro faranno una perlustrazione nello spazio mare perché altrimenti questa estate i bagni voi non li potete fare perché saranno il mare sarà inquinato e perlustrando il mare metterà dei salvagenti in modo che il materiale inquinante non arrivi verso la spiaggia per poi poterlo con delle idrofore raccoglierlo e metterlo nuovamente nei serbatoi. Che cazzo vuoi? Dai, devi stare
fare qua? Ma qua, dai! Dai, vai, vai, andare là! Mettiti qua! Ma che devo fare? Tacca, tacca! Che devo fare? Vieni, vieni! Metto qua, ma che cosa devo fare qua? Ma dai, guarda un po'. Stai qua, guarda che ora viene il medico, stai tranquillo. Ma che dei medico, il medico? Quel bastardo là, stavo facendo la crociera. Ma guarda un po', ma guarda. Dai, stai tranquillo, stai tranquillo. Ma che devo stare tranquillo, stai tranquillo. Ero tranquillo prima. Fortunato, facciamo questa. Ci sono altri, altri ganci? Sì, là, un attimo. Allora, stavo dicendo, non spaventatevi perché è una simulazione, anche se concretamente, realmente, quando ci sono gli sbarchi di immigrati, queste cose accadono. Sì, avete visto che c'era quella persona disperata che ha aggredito il soccorritore, e succede anche questo. Qui noi, questa si chiama, questa operazione è un'operazione a livello nazionale organizzata dalla Guardia Costiera, che si ripete ogni anno, annualmente. Quindi quest'anno è stata simulata una collisione tra una nave da carico e una nave di clandestini, che è avvenuta pochi minuti fa. Adesso le operazioni di soccorso sono già iniziate, i migranti sono stati recuperati e portati con le motovedette dalla Guardia Costiera sulla battigia, dove praticamente c'era la Protezione Civile, la Misericordia, la Croce Rossa e il 118. Intanto dall'altra parte stiamo allestendo un campo, che vedete, dove praticamente questi migranti verranno trattati, perché non si portano in ospedale. C'è una tenda dove viene allestito un PMA, che abbiamo detto prima, che cos'è il PMA? Posto medico avanzato, un ospedale da campo, attrezzato di tutto, con lettini, aspiratore. Il capsulare della vostra mente. Poi c'è un'altra tenda di supporto, quindi nel PMA vanno i codici rossi. Codici rossi, cosa sono i codici rossi? I codici rossi sono i pazienti più gravi, perché generalmente, vi ripeto, in ospedale ci arrivano pochi. Chi trauma da schiacciamento dovuto... Qua è il primo passaggio che avviene. Bisogna capire che le condizioni, la priorità dei pazienti, di che cosa hanno, triage. Se sono coscienti, si chiama triage. Osservate cosa fanno, quella si chiama barella spinale. Perché si usa la spinale, lo sapete? Ma sangue tutto qua. Non è sangue, stai tranquillo. È una simulazione. Generalmente una cosa importante in queste simulazioni è la presenza dei volontari. Quella si chiama barella spinale e si usa per i traumi, quando si hanno dei traumi. Quella è la barella a cucchiaio.
Vedete, c'è la Croce Rossa, il 118, i medici, i volontari, la Protezione Civile, la Misericordia. Forza, via, 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 portatelo su. Dai, questo è il nostro, questo è il nostro. È scioccato, ragazzi. Via la flebola. È scioccato. Ma che cammino. Dai, la flebola, dai, partiamo. Per favore, l'ambo, l'ambo. Uno, due, tre, su. Dai, portate! Siamo con il sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri, e è in atto l'esercitazione della protezione civile. Ecco, come sta andando tutta l'organizzazione? Sta andando bene, la cosa che mi preme sottolineare è che ogni anno la protezione civile va a scegliere due posti dove fare queste simulazioni. L'anno scorso è stata scelta la spiaggia Etropea, quest'anno è stata scelta uno dei due posti, ricade su Melito. Ci è stato detto in uno dei tratti degli arenili più belli e più attraenti della provincia. Quindi ringraziamo chi ha scelto questo luogo, ha concordato
diciamo che oggi per noi è un onore ospitare questa esercitazione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Il nostro pensiero va a tutta la gente che sta sbarcando, che sta soffrendo, la nostra solidarietà a chi ha bisogno, e diciamo che ci associamo al dolore dei familiari delle tante vittime, non ultime le 45, 48, quant'è che erano a Reggio sabato. Speriamo di poter dare anche noi come Comune Merito un contributo per l'accoglienza, per questa che è, diciamo, una catastrofe si sta verificando a livello mondiale ormai. E io ribadisco il mio ringraziamento come sindaco a tutte le autorità sia civili che militari che hanno collaborato a questa simulazione. Ringrazio il preside Anastasi per aver accolto il nostro invito e aver fatto partecipare le prime classi della scuola media a questa impegnativa esercitazione che sicuramente è formativa per i nostri ragazzi. Ringrazio tutti i ragazzi, i volontari soprattutto della Protezione Civile, della Misericordia e quant'altro. Diciamo che non potrei fare diversamente che un abbraccio affettuoso a tutti quanti per il contributo che in ogni ordine e grado è stato dato. Sull'opposto ci sono tutte le forze dell'ordine, dalla Guardia Costiera alla Protezione Civile appunto e anche la Misericordia, tutti uniti per raggiungere un unico obiettivo, quello di migliorare non solo le fasi di salvataggio, come lei ha detto precedentemente, anche per gli immigrati. Infatti nei giorni scorsi la Protezione Civile insieme alla Misericordia sono stati protagonisti assoluti di questo salvataggio, e oggi vince l'unione, la coesione tra tutti. Sì, è quello che ho sempre predicato: fare squadra, sinergia e lavoro di squadra non può che premiare, non c'è alternativa se non si fa gruppo, non c'è via d'uscita, bisogna andare a inquadrare i vari tasselli, questo che continuo a predicare. Io sin dal primo giorno in cui mi sono insediato come sindaco ho invitato tutti quanti a sentirsi per il mio tramite sindaco, così come io gradirei potermi sentire capitano dei carabinieri e quant'altro. Quindi ancora una volta ribadisco il mio impegno. Io sono sindaco per volere della gente e sono un sindaco a disposizione di tutti, ma con un unico obiettivo, quello di fare squadra e di crescere tutti assieme. Pronto? Scuole presenti alla simulazione nazionale della Protezione Civile, insieme a noi il dirigente scolastico Anastasi.
Io ringrazio la Capitaneria di Porto che ci ha invitato a questa simulazione di protezione civile, di intervento, e perché ritengo che sia utile che i ragazzi facciano anche queste esperienze, in considerazione anche che purtroppo oggi ce li dobbiamo aspettare. E non possiamo dire che a noi non capitano questi avvenimenti, questi eventi. Predisporci già mentalmente all'accettazione di questi aspetti credo che ai ragazzi sia formativo, insomma, ecco, questo è il punto di vista e anche il perché oggi della partecipazione alla scuola. Un'occasione dunque di crescita, di formazione educativa per ecco, i ragazzi, per ecco, mettersi anche a conoscenza di quello che può accadere durante una prova della protezione civile. Ma io personalmente già nel POF triennale, nel piano di azione formativa triennale, ho previsto anche qualcosa verso l'educazione alla protezione civile. Mi auguro che le famiglie si rendano conto dell'importanza di questi aspetti e che partecipano o diano la possibilità ai propri figli, ai nostri alunni, di partecipare, perché ritengo che oggi sia fondamentale avere i minimi e apprendimenti necessari alla conservazione anche della vita, e non è pura, diciamo, fantasia che magari un certo aspetto può permettere di salvarsi la vita agli altri, a noi, perché gli eventi purtroppo di oggi ci portano anche a considerare questi aspetti. E quindi la scuola ha una valenza educativa del senso civico, sicuramente questo... è fondamentale dal mio punto di vista riprendere un po' quelli che sono i canoni dell'educazione civica e dell'impegno di solidarietà e sussidiarietà nei contesti in cui uno si trova a operare, nel proprio ambiente, nel proprio territorio, con tutte le persone che ne hanno bisogno, ma anche personalmente, quindi individualmente, questo è necessario. Grazie.
stato? Non stava pagando la cassa? Mi chiamo la cassa. Io ho la scena che tutta la cassa è pubblico che sta andando con l'amputazione a bravo. Uno dei membri dell'Associazione Italiana Medicina Catastrofi, la dottoressa Caterina Violi. Buongiorno a tutti. Sì, io sono stata mandata dalla mia associazione come osservatore speciale per valutare un attimino questo evento che oggi si è tenuto presso Medico Porto Salvo, sia per quanto riguarda dal punto di vista del soccorso e anche lo stato di fraternità e comunque di grande simbiosi tra l'associazione e il personale del 118, compresa la centrale operativa di Reggio Calabria, che è provinciale. Ho potuto constatare che tutti quanti insieme, in grande armonia, hanno lavorato in simbiosi con tutti gli ordini competenti, dalla Capitaneria di Porto alla Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, in modo eccellente. Quindi siamo rimasti molto soddisfatti dell'evento. Grazie. Una simulazione a livello nazionale, qui a Melito Porto Salvo, in cui c'è stata l'unione di tutte le forze dell'ordine, dalla polizia, la Capitaneria di Porto, anche la Croce Rossa e la Protezione Civile. Sì, l'Associazione Volontariati ha fatto parte sia della Misericordia che della Croce Rossa e in effetti i ragazzi sono stati molto molto garbati e molto armoniosi tra di loro nel recuperare le vittime al momento che sono arrivati, quindi il soccorso è stato eccellente. Si sono mantenuti nei tempi prestabiliti. Anche le scuole presenti, quindi ha avuto una valenza educativa e civica per gli studenti? Sì, anche i ragazzini qua erano molto affascinati. Seguivano con molto entusiasmo ed enfasi lo svolgere dei soccorsi, quindi penso che è stato un bellissimo evento da ripetersi, anche perché se non c'è giustamente formazione non ci può mai essere un buon risultato nell'emergenza, è fondamentale la formazione.
E la sensibilizzazione sicuramente. C'è tanto, sì, certo, c'è tanto bisogno anche di sensibilità, perché il volontario è quello che più di tutti dà tanto, quindi speriamo che ci sia un aumento di questi ragazzi che hanno voglia di dare qualcosa alla società, perché è sempre poco quello che c'è. Con Massimo Mandica, il responsabile operativo del comune di Melito Porto Salvo per quanto riguarda la protezione civile. Questa mattina si è tenuta la simulazione della protezione civile e un'organizzazione in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Misericordia e tanti altri enti e associazioni uniti per un unico obiettivo, quello di sensibilizzare il soccorso e il salvataggio. Sì, diciamo da specificare che la Sisubisarex Pollex, la simulazione di oggi, è un progetto della Capitaneria di Porto, che ogni anno viene fatta questa simulazione per testare giustamente i tempi di intervento, come avete visto proprio oggi. Sì, collaborato il Comune di Melito Porto Salvo proprio il settore di protezione civile, coinvolgendo quelle che sono le strutture operative presenti che in caso di emergenza il sindaco nella sua massima autorità di protezione civile attiva, e noi questo abbiamo fatto oggi attivando tre funzioni di supporto che sono state la sanità, che è guidata in maniera egregia dal dottore Jacopino, l'associazione di volontariato che ho coordinato io, la funzione trasporti per i percorsi alternativi di emergenza per arrivare subito al nosocomio di Melito, coordinati nonché dal responsabile del settore che è il capitano Laganà della Polizia Locale. Quindi un appuntamento molto importante che ha messo in evidenza quella che è l'educazione civica sono stati presenti le scuole. E proprio per questo noi abbiamo voluto tutti di concerto far partecipare i ragazzi, perché il comportamento è importante per la riduzione del danno, quindi ogni singolo soggetto che sa come comportarsi, perché il rischio zero non esiste e può succedere in qualsiasi momento, può salvare anche una vita umana, la sua in modo particolare. Altri progetti della protezione civile? Per quanto riguarda Melito, sì, c'è un altro appuntamento importante che è quello dei campi scuola 2016, dove saranno coinvolti 20 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, proprio per educarli e formarli per quanto possibile e, perché no, far conoscere anche il territorio loro. La protezione civile è anche presente in altri salvataggi molto importanti. Nei giorni scorsi c'è stato lo sbarco degli immigrati, in cui hanno perso la vita un'enorme cifra di immigrati. È il soccorso alla popolazione, non c'è colore, non c'è niente, quando viene chiamata la macchina dei soccorsi la protezione civile è presente. Un elogio va fatto alla struttura anche regionale guidata dal dirigente Tanzi, che è stata data veramente una risposta all'intervento in maniera elogiosa.